Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Applichiamo lo stesso principio anche alla traccia di cassa e poi lo faremo anche sul rullante. In questo caso la cassa è stata tagliata e appunto ogni sezione al di sotto dei 18 dB è stata cancellata. L'ultima cosa che rimane da fare è quella di allungare leggermente un po' di più il sound della cassa e creare dei fade in e fade out sul campione. Per fare questo stringiamo l'opzione, selezioniamo tutto, ritorniamo ad ingrandire, allarghiamo leggermente il campione e creiamo un effetto di fade in e fade out che verrà ripetuto anche sui prossimi samples, come vediamo. Ascoltiamo. Perfetto. Siamo pronti ad applicare lo stesso principio, quindi lo stesso trattamento di detection sulle tracce di rullante. Una volta applicato l'algoritmo, ascoltiamo tutta l'intera traccia per verificare che ogni colpo di rullante non sia scomparso. Dopodiché riapplicheremo anche su questa traccia un allungamento del campione e un piccolo fade in e fade out. Qui in questo caso c'è un'acciaccatura di rullante che è sparita, quindi possiamo recuperarla immediatamente. Eccola qui. Stessa cosa successivamente. E così fino alla fine. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto nei miei seminari al corso professionale presso il mio studio, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e professionale. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale, lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!